Buonasera. Ecco gli appuntamenti del weekend pasquale di Fiorano. Domani sabato santo a Spezzano alle 12 nella chiesa parrocchiale ci sarà la benedizione delle uova. Dopo la veglia delle 21 e la messa è previsto lo scambio degli auguri sul piazzale. A Fiorano, sempre domani alle 11.15, si ripeterà l'ora della madre, celebrazione ispirata alla liturgia bizantina. Alla sera, dopo la veglia, momento di condivisione sul sagrato della parrocchia, festeggiando con un uovo di 10 kg. Lunedì dalle 11 a Carossa, presso le salse di Nirano, è in programma Rompi alle Uova, la tradizionale gara di cocinco Cetto. Alle 13.30 pranzo a prezzo contenuto a base di gnocco fritto e nel pomeriggio la festa, organizzata dall'associazione dei residenti con giochi e un corso pratico di pittura. Dequalificata l'area attrezzata gestita dal Camper Club Fiorano in via Cameazzo. È stata ribattezzata con il nome di area attrezzata a Terra dei Motori e dotata di diversi servizi aggiuntivi. Nel 2014 ha ospitato circa 1200 persone. Ascoltiamo il vicepresidente del Camper Club di Fiorano. Ci sono delle importanti novità per quanto riguarda l'area camper di Fiorano, che oggi anche in vista dell'Expo è diventata area attrezzata, terra dei motori. Quali sono i rinnovamenti che sono stati fatti? I rinnovamenti sono state messe le sbarre d'ingresso di e di uscita per permettere una sicurezza maggiore all'utenza all dell'area. In più abbiamo messo un totem per le varie informazioni sul territorio, tipo le varie visite alle salse, il castello e quant'altro ci può essere nella zona. Ecco, qual è la capacità? La capacità sono otto camper serviti da colonnina di, di corrente, che però vorremmo ampliare in un prossimo futuro con altri 4-5 posti, aggiungendo una colonnina di corrente per per l'uso degli altri quattro camper che metteremmo in più. Grazie anche alle attività che sono state fatte nel passato, quante sono più o meno le persone che sono passate di qua? Diciamo che nell'ultimo anno abbiamo avuto 600 persone più o meno dai raduni da noi organizzati, abbiamo organizzato sei raduni, in più altre 600 persone di, di sosta libera per la visita dei vari musei Ferrari e attrattive della zona. A proposito di Raduni è previsto per giugno un, un progetto Diversamente in Camper che appunto coinvolge le persone diversamente abili, i camperisti diversamente abili. Qual è il programma dell'iniziativa? Eh, sì, grazie a un'idea del nostro Presidente Gianfranco Alfieri, eh, ci è venuto in mente questa, questa iniziativa che secondo me è molto bella ed è la prima iniziativa del genere. Eh, per attirare i, i diversamente abili che usano il camper e quindi portarli a conoscere la nostra zona. Abbiamo in programma la visita al Palazzo Ducale di Sassuolo, al Museo Ferrari e a una cettaia qua nella zona per far conoscere l'aceto che è uno dei prodotti top della nostra, della nostra zona. Ecco. La bella stagione è appena iniziata, ci sono tantissime altre iniziative, vogliamo citarne solo alcune? Sì, abbiamo il primo raduno che ci sarà, sarà il 2 e il 3 maggio, il raduno degli Ecovipari, un, un raduno per club, diciamo così, che organizza un nostro socio e, ed è il terzo anno già che si svolge qua da noi. Quindi... Ci sono tutti trovati bene, quindi ci vengono sempre a trovare. Dopodiché a maggio, sempre il 15, 16, 17, ci sarà il nostro raduno che facciamo come club, il raduno Terra dei Motori. E questo viene organizzato totalmente nel nostro territorio, con visita al castello, alle Salse, al Museo Ferrari, a una Cetàia. Quindi sì, questo raduno lo facciamo tutti gli anni e siamo molto, molto contenti di questo raduno. Poi come abbiamo parlato è del raduno diversamente in camper. E a ottobre, in, in, in concomitanza col raduno che la Rivas fa ogni anno qua da noi, anche questo perché si sono trovati bene quindi tutti gli anni vogliono venire qua da noi, è un eh, raduno, l'Octoberfest del turista itinerante. Questo raduno eh, è stato fatto l'anno scorso per la prima volta, ha avuto un buon successo con equipaggi che provenivano dal Veneto, dal Piemonte e dalla Liguria. Sono stati soddisfatti e lo riproponiamo anche quest'anno sperando di avere un'ottima partecipazione come lo scorso anno. Eh, sì, quest'anno direi che i raduni siano questi quattro in più, se ci sono altri club che ci Chiedono di organizzare qualcosa. Tipo, 15 giorni fa abbiamo avuto un club di Siena che ci ha chiesto se potevamo organizzargli qualcosa. E noi, in 224, li abbiamo organizzato una gita nelle nostre zone e anche loro sono rimasti molto soddisfatti dell'area, delle, delle attrattive che hanno trovato. Fra l'altro, tutti dicono che le salse è un'attrattiva che non conoscevano, non sapevano che ci fosse. E quando restano qua restano tutti sorpresi da questo fenomeno che abbiamo in zona. Ecco, c'è un portale online dove si possono trovare tutte le informazioni e le novità? Sì, abbiamo il eh, Camper Club eh, Fiorano Modenese dove ci sono tutte le attività, c'è cioè un po' tutte le nostre foto, le nostre, i nostri vari viaggi organizzati, quelli che organizzeremo, se qualcuno può interessare, oppure anche il sito, il, il portale Facebook dove ci si può direttamente collegare, ecco, diciamo così. Il Comune di Fiorano ha pubblicato un avviso riservato alle associazioni del territorio per assegnare la gestione del parco Roccavilla-Cottafava di Via Tevere e dei locali di proprietà comunale denominati Baita, da adibire a chiosco bar e centro di aggregazione, mediante lo svolgimento di iniziative ricreative, formative, culturali e del tempo libero. L'associazione interessata, con sede nel territorio comunale, dovrà presentare una proposta di valorizzazione e un progetto per rendere il parco fruibile nel modo migliore alla città. Da lunedì 13 a venerdì 24 aprile sono aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2015-2016. Le domande vanno presentate presso l'ufficio istruzione a Villa Pace 0536 83 34 21. I genitori avranno l'opportunità di conoscere i servizi visitandoli direttamente giovedì 9 aprile, dalle ore 16.45 alle 19.15, presso il nido di Piazza 16 Marzo a Crociale e il nido La Cocinella in via Manzoni 4. Venerdì 10 aprile, stesso orario, presso il nido di via Messori e il nido Don Donardi Gomusini in via Piazza Primo Tronco a Ubersetto. Passiamo allo sport. Sembrava fatta, invece la Floss Frugi doveva aspettare per festeggiare l'eventuale promozione in prima categoria. Ieri sera il comunicato della FIGC ha annunciato la ripetizione della partita PGS Smile San Damaso del campionato seconda categoria Girone G, rimasta su domenica scorsa. La gara sul campo era terminata per 2-2, risultato che assicurava la promozione alla Floss Frugi. Ma un errore tecnico del direttore di gara ha causato il ricorso dei locali, che hanno ottenuto la ripetizione dell'incontro per domenica 12 aprile alle 18.30. La Floss Frugi dovrà quindi aspettare ancora per poter festeggiare la vittoria del campionato, che sta guidando dalla prima giornata. Grazie per essere stati con noi, per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima settimana!